E buongiorno anima bella, sono sempre Elena Fione di Elena Fione Healthy Life Coach, www.idablanchett.com. Sto girando questo video al volo questa mattina perché ho appena letto un aggiornamento della mia trainer Abigail Sidley relativamente a una mia carissima collega, amica. Ho incontrato facendo il training con Abigail nel 2016 alla Mind Body Coach University e sto parlando di Debbie Wackman. Ciao Debbie, perché Abigail ci ha raccontato come Debbie sia entrata, abbia deciso di iscriversi al training l'anno scorso proprio perché le aveva provate tutte. Dietro le mie spalle vedi in background uno dei libri classici di Louise Hay che io adoro, e Debbie è una coach fantastica che ha fatto anche il training con Marta Beck già nel 2005 per tantissimo tempo Debbie ha sofferto di mal di schiena cronico e dolore pelvico cronico, e quando è entrata nel training e l'ho conosciuta e eravamo a lezione, nelle lezioni stava veramente molto male e era assolutamente scettica quando è entrata all'interno di questo corso, che è un corso che per me è, per quanto ho incontrato io finora nella mia formazione, sia per me stessa, per guarire la mia vulvodinia ai tempi, ma sia anche come professionista che è entrato nel mondo della crescita personale, del coaching e del training, è il miglior addestramento che io abbia mai vissuto. E bene Debbie, dopo circa 4 mesi di training, applicando costantemente con determinazione gli strumenti Mind Body Tools che ha messo insieme a Abigail, ebbene è diventata libera dal dolore. Switch un po' tra l'inglese e l'italiano ormai perché faccio fatica, ma è guarita. Ok, e quando si fa un percorso di questo tipo, ovviamente non c'è una garanzia, perché in realtà non c'è nessun altro che fa la guarigione per qualcun altro, ma è il nostro corpo che naturalmente mette in atto tutti quei processi che servono per guarire, soprattutto quando hai a che fare con un dolore cronico che è perdurato per anni e anni, hai avuto diagnosi, hai fatto tanti percorsi, fatto tante cure, speso tanti soldi e non si è risolto. Lì è possibile che davvero ci sia spazio per una diagnosi di TMS o Tension Myositis o Mioneural Syndrome, in italiano SMT, sindrome miostitica da tensione. Le traduzioni in italiano delle cose straniere e viceversa mi fanno sempre un po' vibrare, non proprio di entusiasmo. E Debbie è guarita, e io qui sotto questo video ti linko il post sul blog di Abigail e sarò felice di poter avere, se così lo vorrà, ancora non gliel'ho chiesto, Debbie mia ospite per la mia serie di persone di successo. Ovviamente Debbie è americana, quindi parleremo in americano, ma non ti preoccupare perché inserirò dei sottotitoli, e volevo che anche le persone che mi scrivono molto spesso dicendomi io l'inglese non lo capisco, non leggo e non ho voglia di aiutami, per questo ho voluto fare questo video un po' per dare il riassunto di questo post in cui Abigail spiega come Debbie, e l'ho testimoniato io stesso in classe insieme, si è entrata dopo aver fatto tantissime cose, per esempio anche il lavoro di Louise Hay sulle affermazioni eccetera eccetera, si è entrata in questo training con il dolore e ne si è uscita completamente libera dal dolore, e sarà eventualmente Debbie stessa che approfondirà nella materia dando delle indicazioni, delle guide su cosa ha funzionato per lei, sempre restando il punto fondamentale che tu
sei l'esperta su di te, anima bella, e quindi è necessario che tu crei la tua personale combinazione mind-body, il tuo, come lo chiamo io, dream team di guarigione, e che alimenti speranza. Come dico sempre, sono fanatica delle lingue, sono fanatica del latino, est modus in rebus, azione efficace, risultato. Azioni non efficaci, nessun risultato, scarso risultato, che butta giù il morale e fa stare ancora più negativamente. Invece ha un'azione efficace, il che significa applicata quotidianamente, con determinazione, usando gli strumenti giusti per te. Abbiamo una cassetta degli attrezzi vasta, è sempre aggiornata, che migliora sempre, punta all'eccellenza, al miglioramento continuo, e si evolve. La community si sta espandendo, io sono immensamente grata per questo, finalmente, perché c'è tanto 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 bisogno di questo, per darvi anche qui un nuovo soffio di speranza, come forse avrebbe detto la nostra Nicoletta, per chi sa di chi sto parlando. Per favore, anche se magari non conosci proprio bene l'inglese, dai una letta a questo post e poi resta incollata allo schermo, perché io nei prossimi giorni contatterò Debbie e vedrò se è disponibile a realizzare un incontro, in modo che io le possa chiedere, le possa rispondere e dare la sua esperienza. Leggi il post di Abigail, è importante. Se hai difficoltà con l'inglese, beh, ma ragazzi, è facilissimo, basta cliccare Google Traduttore, e anche se le traduzioni automatiche, per carità, sono un po' difficili, e già le traduzioni in sé, insomma, non sono l'originale, però ti dà un'idea, e qualcosa comunque arriva anche a te che magari l'inglese non lo vuoi conoscere. Invece per te che bavavuma, come direbbe una vecchia pubblicità anni 80 dell'inglese, wow, i coach non consigliano, ma come trainer la mia indicazione per te è: smetti di googolare sintomi, cure, creme, robe, soprattutto se sono tanti anni che lo stai facendo e non hai risultati. Renditi conto di quanta tensione e pressione hai addosso fisicamente, leggi le risorse gratuite, scarica il mio Kickstarter Benessere, leggi il mio blog sicuramente, e cerca Mind Body Connection, Mind Body Medicine, leggi i post che Abigail e gli altri colleghi coach, Mind Body Coach, scrivono, vai sui loro blog, insomma, saturati di Mind Body Coaching e crea finalmente la vita che vuoi, liberati, soltanto tu puoi farlo, noi siamo qui per guidarti, e in Italia, sempre e solo, su aidablanchett.com, che ti ricordo è il nome, c'è stato un mio precedente video su Facebook su questo, della cosiddetta Inner Healer, per quanto mi riguarda. Se vuoi scoprirne di più, ti rimando quel video, e per adesso, buona lettura e buona guarigione, anima bella. Un carissimo abbraccio e buon cammino da Elena.